di essere raccontata. Era un venerdì pomeriggio e si tornava a casa nella Val d'Adige, tratta Verona-Trento, binario 11. A un certo punto sul regionale lento, all'altezza di una piccola stazione della Val d'Adige, sale una ragazza con un blocco di carta e una matita e comincia a fare le caricature di tutti quelli che erano con lei sul vagone. Noi eravamo lì e da lì è nata Graffite. Non pensare sia una buona scusa la tua modesta nostalgia che ti illude, ti rinchiude e non ti lascia andare via. E allora sale sopra il primo treno, una matita ti basta per disegnare ogni passeggero e scrivere un finale che non sai se raccontare sulle tue pagine. Noi siamo in fila a cercare l'alternativa. Il primo sale con quell'aria sicura di chi non vuole compagnia, con quello sguardo da persona matura, racconta sempre una bugia. Con la cravatta chiude nuova la gola e strozza l'ultima poesia di chi sapeva che sarebbe cambiato, ma a 20 anni prometteva cambieremo un giorno, ma non qui. Sulle tue pagine pensiamo in fila a cercare l'alternativa. Per seconda si siede una ragazza scura, socchiude gli occhi e sospira, sembra la ricerca di una vita lontano da notti sogni e malinconia. Ci scrolla via tutta quella paura che il suo passato l'avrebbe presa, gliele sfugge un mezzo sorriso, la scelta giusta spesso è l'ultimo errore che si fa. Sulle tue pagine noi siamo in fila a cercare l'alternativa. Apri di cielo, non arriva alla stazione successiva e chi guardava non capiva. Pensare che quella pagina sarà mia senza l'inganno della tua graffite che mi rinchiude in una bugia. Dimmi, ti prego, che la mia storia vale qualcosa di più. Dimmi che è davvero tutto quello che resta è carta stropicciata su un sedile blu. Sulle tue pagine noi siamo in fila a cercare l'alternativa. Di cielo non arriva alla stazione successiva e chi guardava non capiva.